Lunedì 11 novembre, io sono Marco Romoli e questi sono i nostri 5 minuti di aviazione. Il piccolo notiziario del lunedì che qua su questo canale esce tutte le settimane. Qui parliamo di aerei, cose che volano, voliamo anche spesso. Ma nei 5 minuti del lunedì vediamo un po' cosa è successo di nuovo la scorsa settimana nel mondo delle cose che volano. E cominciamo questa settimana proprio da Boeing. E voi direte non se ne può più. E non siete gli unici però, perché dopo 7 settimane di sciopero è ufficialmente finita, signori. Il 58% degli scioperanti ha votato a favore di un aumento di paga del 38%, $12.000 a testa, e ricordiamo sono 33.000 i lavoratori che scioperavano, $12.000 a testa di bonus istantaneo e altri $5.000 che possono essere erogati o come bonus istantaneo oppure versati nel fondo pensione. Nel frattempo, proprio ieri, un 787 serie 9 di Hainan, decollando da Fiumicino in direzione Shenzhen, nel sud della Cina, ha sofferto un bird strike ed è stato costretto a tornare ad atterrare nella capitale italiana. Si sono viste un po' di notizie in giro che parlano di atterraggio di emergenza, paura e terrore, aerei cinesi. Ma in realtà, per quanto il motore destro dell'aereo scoppiettasse in maniera visibile, i motori sono costruiti per sopportare l'impatto accidentale di aviofauna. Ci sono dei bellissimi test su YouTube in cui lanciano proprio cose dentro una turbina che va per testarla. E soprattutto un aereo di linea può volare con un solo motore, anche se per ragioni di sicurezza ovviamente non prosegue per portare a termine il proprio volo. Infatti non si è trattato né di un atterraggio di emergenza, che in aviazione non esiste come termine, né di un atterraggio forzato, ma l'aereo che appena decollato era pieno di carburante e pesantissimo, si è spostato a largo sul mare per scaricare il carburante e una volta alleggerito a sufficienza è tornato ad atterrare regolarmente a Fiumicino. E per la notizia successiva rimaniamo in Italia, perché se vi ricordate è in corso l'acquisizione di ITA da parte di Lufthansa. E la Commissione Europea aveva anche dato il via libera alla cosa, ma a quanto pare è tutto bloccato, perché Lufthansa vuole uno sconto di 10 milioni di euro, circa il 3% dell'intero importo. Questo blocco è avvenuto lo scorso 4 novembre e la Commissione Europea ha già messo un ultimatum. O vi decidete, vi mettete d'accordo entro l'11 novembre, oppure va tutto a monte. Il ministro dell'economia e finanze Giorgetti nel frattempo però afferma che anche se si trovasse un accordo, ormai la fiducia reciproca con Lufthansa è purtroppo significativamente compromessa. Questa settimana il prototipo X-59 della NASA ha acceso per la prima volta i motori negli hangar della Skunk Works e ricordiamo che questo aereo dalle forme innovative sarà oggetto di studi per capire come fare aerei di linea supersonici dal boom sonico più ridotto possibile. Sempre in California un piccolo aereo monomotore è stato costretto a un atterraggio forzato in mezzo all'autostrada nell'ora di punta e perché dichiaratamente ha esaurito il carburante. Il pilota intervistato dalle televisioni si è giustificato dicendo che quando ha lasciato la sua fattoria quella mattina alle 6 ha telefonato all'aeroporto chiedendo che gli rifornissero l'aereo e dopo non sa cosa sia successo. Certo che ovviamente i piloti tra di voi e anche la maggior parte di chi ha buon senso capiranno molto bene che la responsabilità legale del pilota in comando nel verificare aspetti importanti per la condotta del volo quali il livello di benzina non può fermarsi al ho telefonato in aeroporto chiedendo che mi rifornissero. Ma visto che un attimo fa stavamo parlando di prototipi, questa settimana ha portato qualche altro primato nel mondo dell'aviazione, perché un aerostato per le grandi altitudini sviluppato dall'agenzia spaziale francese, la CNES, ha compiuto il suo primo volo in Guyana francese per i primi test di affidabilità, manovrabilità e sicurezza. Questo nuovo concetto di pallone riesce a essere indipendente dai venti per spostarsi e in questa maniera rimanere per tempi prolungati sospeso, galleggiante, posizionato però su un'area geografica specifica. Sarebbe usato per scopi di difesa, meteorologia e monitoraggio di disastri quali eruzioni vulcaniche o grandi incendi. Inoltre anche Airbus ha portato a termine il primo decollo di un suo prototipo. Si tratta di un multicottero a decollo verticale che dovrebbe essere usato come taxi aereo muovendosi a 120 km all'ora sopra le grandi città. Piccola parentesi guerra con Israele che acquista 25 caccia F-15IA per un totale di $5.2 miliardi da Boeing, con l'opzione di poterne acquistare altri 25 in futuro. Ma soprattutto sempre Israele che tira giù un drone kamikaze con la mitragliatrice di un elicottero Apache. E non so se vi rendete conto quanto è difficile. Poi parliamo di Air France che sospende i voli sul Mar Rosso dopo che l'equipaggio di un aereo ha visto dal finestrino un oggetto luminoso nel cielo dalle parti del Sudan. Nessuno si è sbilanciato a dire se fosse un missile o qualcosa di offensivo comunque. Ma per misura precauzionale, altri voli che erano già partiti e che avrebbero dovuto interessare la zona sono stati dirottati verso altri aeroporti o posticipati. E sempre questa settimana si sono innescati diversi dispositivi incendiari nascosti in pacchi DHL diretti verso gli Stati Uniti. Erano attualmente dentro i magazzini DHL degli aeroporti di Birmingham e Lipsia e i servizi segreti polacchi dicono che si trattasse di ordigni al magnesio contrabbandati dalla Russia attraverso la Lituania e spediti proprio verso gli Stati Uniti con lo scopo di creare incendi, quindi danni e scompiglio. Vi mostro anche questo video di un MiG-29 indiano che in vite piatta e totalmente fuori controllo si va a schiantare al suolo. Il pilota fortunatamente è riuscito a eiettarsi e anzi è stato premiato per essere rimasto a bordo dell'aereo
un attimo di più per essere sicuro che l'aereo andasse a schiantarsi su una zona non popolata. E infatti ecco un video dell'aereo poi schiantato in un campo, mentre questo era il video del pilota che si paracadutava. E chiudiamo il notiziario di questa settimana con l'aeroporto di Singapore che alzerà le tasse di atterraggio, cosa che di conseguenza si ripercuoterà probabilmente sui biglietti aerei, per però supportare due pesantissimi miliardi di dollari di investimenti che il governo vuole fare per mantenerlo l'importantissimo hub internazionale dell'Asia, che quell'aeroporto è già oggigiorno. Iberia invece ha operato questa settimana il primo volo commerciale al mondo, quindi il primo volo con passeggeri paganti, con il nuovissimo Airbus A321 XLR, e Icelandair ha annunciato le tratte che opererà sempre con gli Airbus A321 XLR che gli dovrebbero essere consegnati in questi giorni, tratte dall'Islanda ovviamente verso l'Europa e verso gli Stati Uniti. Quindi potrebbe diventare un modo economico per poter raggiungere il continente americano da Fiumicino o da altri hub europei. Per questi 5 minuti di aviazione di questa settimana era tutto. Pollice in su se il video vi è piaciuto, ma soprattutto iscrivetevi o controllate di essere iscritti al canale se questo video vi è piaciuto. Se volete vedere altri contenuti sull'aviazione, sugli aerei, video in cui voliamo in giro, perché se vi iscrivete al canale YouTube vi avverte quando escono nuovi video. Per oggi però è tutto, ciao a tutti.